Adesso a fine settembre inizia il corso master a Coverciano, parteciperò e poi se capiterà qualcosa di interessante inizieremo. Il modello? Modello Pirlo. Il campionato è appena iniziato, il mercato finirà oggi, quindi poi le squadre inizieranno ad essere quelle definitive e gli allenatori avranno tempo per poter lavorare. Però penso che l'Inter sia la squadra più attrezzata per poter lottare fino in fondo contro la Juve. Il capitano è un leader, è un campo uno che si fa sentire, un'essenza importante, però la Juve ha comprato giocatori giovani e bravi che saranno sicuramente all'altezza di Giorgio. Quando sei in una grande squadra ti devi abituare a convivere con altri campioni, poi spetta a te far vedere quello che sai fare. Quando giochi nella Juventus, come nel Real Madrid e Barcellona, ci sono tanti campioni, poi chi è più bravo gioca. Allenatore nuovo, giocatori nuovi, c'è bisogno di capire cosa vuole Giampaolo, quindi pian piano, però secondo me hanno scelto l'allenatore giusto. Maldini e Boban, secondo te stanno operando bene, hanno operato bene, tu conosci bene Maldini, conosci entrambi, vuoi dire? Sì, no, stanno operando bene nel limite di quello che possono fare, però hanno fatto una squadra giovane con le sue indicazioni dell'allenatore, quindi ci vorrà tempo, però sicuramente faranno bene. È giusto ripartire dai giovani, secondo te, dopo tanti anni di sofferenza, cioè ricominciare da zero, tra virgolette? Ma è giusto ripartire da dove possono ripartire in questo momento, il livello è questo, hanno avuto problemi anche con l'UEFA, quindi è giusto che ripartano da qui. Possono mettere qualsiasi giocatore, sono contento che c'è Higuaín, che è un grande campione, l'altra sera ha fatto una bellissima partita, quindi Secondo te il bene così. partner più adatto per Cristiano come Secondo me sì, lo caratteristiche? era anche l'anno scorso, poi è andato al Milan, è un giocatore che sa giocare per la squadra, sa fare gol, fa assist, quindi un giocatore perfetto per la Juventus come per tante altre squadre. La squadra più forte, la squadra che adesso anche loro hanno giocatori nuovi, l'allenatore nuovo, quindi ci vuole tempo, ci sono idee nuove rispetto al passato, sono passate solo 2 giornate, però qualcosa già si intravede. Stanno investendo ogni anno per cercare di vincere la Champions, non è facile perché basta un minimo dettaglio per uscire, però ha le potenzialità per arrivare fin in fondo.